TM rivoluziona l'ottavo di litro, 125 due tempi come ideale ponte di collegamento tra la piccola 85 e la 250 quattro tempi. 125 due tempi che TM rivoluziona e reinterpreta in vista della nuova stagione. Continuo a vedere l'ottavo di litro come una moto fondamentale nel percorso di crescita di un pilota, la 125 come strumento formativo o fonte di esperienza pratica che contribuisce alla maturazione. Se curvi forte con la 125, poi lo fai con ogni moto. L'opportunità di vedere la nuova TM125 si è presentata in una serata speciale, quella in cui abbiamo assistito alla proiezione del docufilm che racconta gli oltre 40 anni di una storia bellissima, quella di TM, un viaggio emozionante alla scoperta della famiglia Serafini e di Gastone, l'uomo a cui va riconosciuto il merito di questo miracolo imprenditoriale. L'anteprima video che abbiamo condiviso sui nostri canali social ha generato numeri incredibili. Ecco perché credo sia importante aggiungere qualche nota in più sulla nuova 125 pesarese. Bella, prima di tutto vi dico che vista dal vero è davvero bella. Sotto le sovrastrutture per le quali è stato scelto un sorprendente full quantum grey, il grigio Audi per intendersi, ci sono modifiche di dettaglio che riguardano il telaio e le sospensioni. Ma è il motore che è stato oggetto di una profonda rivoluzione. Fatta l'analisi delle specifiche del precedente modello, sono state identificate aree di miglioramento come potenza, efficienza, emissione, ma anche ingombri. 54x54,5 mm del vecchio motore, il nuovo eredita solo le misure vitali, poi tutto è cambiato. Le fusioni dei carter centrali e dei coperchi laterali hanno contenuto il dimensionamento d'assieme. Il motore è piccolo, di nuovo disegno ed orientamento anche testa cilindro parzialmente invasi dal motorino elettrico che aziona l'albero a cam che comanda la valvola sullo scarico. Il tegolino centrale in realtà è diviso in due elementi che si sollevano in momenti diversi prima dell'apertura dei booster laterali. Ecco la rivoluzione della valvola del nuovo motore TM. Due le opzioni per l'impianto di alimentazione, il collaudato carburatore da 39 mm o l'impianto di iniezione con corpo farfallato TM e centralina Emoticon. Il cambio è tutto nuovo al pari della frizione disegnata e prodotta da TM che ha cestello in acciaio. Da ultimo, ma non per importanza, l'avviamento. Sparisce il pedale Kickstarter e si passa al bottoncino magico. Il motorino d'avviamento comanda un Bendix che agisce direttamente sul volano accensione. Seguendo ormai i trend più diffusi, anche TM Moto introduce la variante TM Corse. Dietro questo brand si identificano le moto equipaggiate con una serie di accessori e chicche che rendono, se possibile, ancora più racing le moto di peso. Freni, piastre e forcelle, tappi e tappini ricavati dal piede e poi anodizzati. Dalle linee di montaggio stanno scendendo le prime moto. Questo per dire che in rete le nuove 125 sono ormai disponibili.